Buon lunedì, allora si dice che il sole bacia i belli, io oggi mi sento abbastanza cesso perché ho tutto il correttore che mi fa 3000 rughette e quindi mi sento vecchia e sapete che la mia paura più grande è quella di invecchiare, per cui come iniziare bene un vlog e farsi mandare a quel paese, ma lo sapete che io sono una bimba lesa, per cui vabbè niente, oggi sono felice, per cui inizio questo vlog a bomba, niente, sto andando al supermercato perché il mio frigo piange tipo miseria, è tipo vuoto, cioè penso che in Africa sono più dotati del mio frigo, per cui niente, sto andando all'Esselunga che è tipo uno dei miei supermercati preferiti, perché no vabbè, in realtà io li amo un po' tutti, basta che se magna, però insomma Esselunga mi ci trovo sempre bene, poi sta vicino casa e niente vabbè, da Lesa ho deciso di venire qua, se no Lidl, insomma sapete quali vado. E niente, quindi ora vado a fare un po' di spesa un po' basica. Comunque, dopo la spesa mi vedrò con Simona e altri due miei amici che andiamo a bere qualcosa, quindi poi sicuramente vi farò vedere anche dopo. Adesso vado a fare la spesa che è tardissimo, sono tipo quasi le 8, quindi io ho, cioè mi devo sbrigare, ho pure fame tra l'altro. Allora, visto che non avrò modo di farvi uno svuoto alla spesa, vi faccio vedere al volo cosa ho comprato. Coca Zero, poi questi peperoni qua che io ci faccio l'insalata, quindi cioè, li mangio così crudi. Poi mi sono comprata, vabbè, questo che è un sushi kit. Voglio farvi un What I Eat in a Day, costato sugli 8 euro e insomma lo vedrete presto all'opera. Poi ho preso i petti di pollo, i fusi, insomma le cosce, per quanto riguarda ovviamente la carne, e per quanto riguarda il pesce ho preso quest'altro che è il tonno a pinne gialle, che ci voglio fare la pasta sempre per un What I Eat in a Day. Sempre come pesce ho preso, vabbè, un trancio di salmone per farci il sushi, tanto bastavano 100 grammi, questo è 119, va più che bene. Poi vabbè, pomodorini. Qua ci stanno i pisellini, questi qua primizia, che sono quelli più piccoli della Esselunga. Dopodiché abbiamo sempre altro salmone, questo per fare la pasta con rucola e limone. Poi ho preso questo qua che è appunto della Equilibrium ed è praticamente petto di tacchino per dei pranzi veloci con, vabbè, questo che è un prosecco che devo festeggiare. Poi vabbè, altro pesce, questo qua che è l'orata, che era in sconto, ne ho prese due. E poi appunto ho preso i fiocchi di latte delle Squisa che stavano tra l'altro anche in offerta, in realtà stavo tutto un po' in offerta. E poi lo yogurt, questo qua greco, ne ho presi vari vasetti per farci colazione. Dopodiché c'è quest'altra busta dove ho preso il tè zero. Vabbè, altro insomma, Fitline, mandorle, albume per fare pancake, Coca Zero e altra verdura. Vedete? E poi sotto pasta integrale. No, vabbè. È questo che adoro, è la nuova frontiera. Allora, ragazzi, dopo aver fatto la spesa, sono stata anche imboccata con lo zenzero che adoro. Vabbè, una persona normale fa la spesa e poi cucinerà qualcosa, no? Invece guardate io da pazza coordinata. Guardate che figata, allora ci sta tipo cavolo viola, mandorle, una salsa che sembra tipo yogurt, poi teriyaki, avocado e poi questo sarebbe tipo spiedini di salmone. Adoro, poi c'è la salsa di soia e lo zenzero. Invece la lesa della mia amichetta speciale. Dai, vabbè, sto giocando un cucciolo. Ho preso questo che invece c'ha il pollo con lime e adoro, ispira tantissimo. Infatti ora glielo ruberò, ma lui non lo saprà. Poi io da Lesa mi sono scordata che questo è tipo un piatto completo, c'ho anche il riso, sto amando la situation. Allora, dopo aver cenato, è arrivato il momento di fare la mia skincare, dato che sono tipo giorni che non curo per bene la pelle e ho un dispositivo nuovo che è fantastico, che è Curil Forever Luna 3, che praticamente si attiva con l'app, cioè è una figata assurda, perché ora vi faccio vedere che è spento e accendendo l'app e mettendo inizio, inizia praticamente il programma che è di 60 secondi, quindi un minuto dura, e poi voi potete decidere anche l'intensità. Io la metto solitamente a metà, intorno all'8 o il 9.
E in pratica, aspettate che ora inizio il trattamento, ci metto il detergente che danno in dotazione della Foreo, che serve per pulire perfettamente il viso. Di Foreo, che sono diversi tipi, questo che ho io è per pelli sensibili, quindi va benissimo per chi ha la pelle comunque secca, piccole rughe, perché le va ad attenuare con l'uso continuato, gliela posso fare. Infatti devo mettermi sotto ad utilizzarlo, poi tra l'altro è super super rilassante e la cosa figa di questo è, come vi dicevo, che ce ne sono diverse anche per pelli impure, quindi brufoletti eccetera eccetera e per pelli miste. E niente, vabbè, una volta che è passato appunto il detergente in tutte le zone, arriva il momento di andare a sciacquarvi. Ok ragazzi, una volta aver fatto tutto il massaggio con il Foreo sentirete tipo la pelle super morbida. La cosa figa è che aprendo appunto e pulendo la pelle in profondità consentirà ai prodotti che andate ad applicare dopo una maggiore penetrazione. Ecco perché infatti io ho passato il tonico e poi vado ad utilizzare un siero, questo qua, la vitamina C, che serve anche come antirughe, della Pixi, che trovate da Sephora, perché praticamente il siero va a fare un lavoro migliore rispetto ad una crema viso e grazie appunto al Foreo adesso potremo beneficiare dei principi attivi del siero. Quindi l'ho massaggiato su tutto il viso per bene, l'ho lasciato assorbire, è tipo profumatissimo questo qua. E poi vabbè, è andata a stendere sul tornocchi, che io utilizzo uno di Lab Care che è tipo nero ed è fighissimo questo. Ovviamente una volta che l'ho andata a stendere poi passerà il nero. Io ne ho messi 6,5 kg, ma vabbè, meglio abbondare che essere tirchi. Tra l'altro, se volete, col Foreo si può fare anche un massaggio nella zona appunto del contorno occhi, in modo che il contorno occhi lo fate assorbire più in fretta, e dovete utilizzare la punta in questo modo, cioè questa parte qua, e fare queste zone così. Tra l'altro sull'app vi fa vedere per bene i passaggi piano piano, quindi insomma è facilmente comprensibile per tutte. E niente, adesso metto il balsamo per le labbra e vi saluto che vado a nanna. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, un buon martedì. Oggi mi è esplosa tipo una bomba in faccia, infatti è meglio tenere gli occhiali da sole. Comunque, in tutto questo, oggi sto andando a fare l'extension alle ciglia, che ora per la vostra incolumità vi farò vedere, che è meglio che non guardate perché sono veramente rimasti tipo tre peli e poi io sono struccata, ho i denti tipo super gialli perché ho preso 18 caffè oggi, perché c'ho un sonno da pazza. Comunque niente, vabbè, mo vado a fare l'extension da Natasha e in tutto ciò poi come sempre ve la inquadrerò, insomma vi farò vedere anche il risultato finale, che ormai è diventata la mia nuova droga, perché soprattutto d'estate sembra che sto truccata anche se non sto truccata, quindi sembra un po' più decent. Comunque, detto questo, io vi devo ancora editare il cacchio di vlog, cioè io su questo è il terzo vlog, c'ho 2 settimane arretrate, prima o poi riuscirò a caricare video, ce n'ho tipo 4 da mettere, uno anche in collaborazione, ma niente, non edito, quindi la nuova frontiera sarà avere un canale vuoto. Vabbè, mo vado che sennò sto in ritardo. Tra l'altro, guardate, gli ho preso anche i biscottini al suo cucciolo, che è stupendo. Se riesco oggi ve lo faccio vedere. È un batuffolo di pelo zoppo, quindi oggi lo ingozzerò con i biscottini. Allora, ragazzi, eccomi, finalmente sono arrivata da Natasha, che lei al contrario mio è sempre bellissima. Vabbè, dai, addirittura. Eh sì, sei pronta per farmi tutto il trattamento tuo? Certo, prontissima. Allora, sono stata brava con la cura. Diciamo di sì, dai, devo dire Che clienti sono migliori, altri un po' peggiori, sono la via di mezzo. Esatto, la via di mezzo, sì. Anche oggi che cosa faremo? Oggi faremo un ritocco dell'esterso. Esatto, quindi dopo vedrete che bel risultato che mi farà vedere, vabbè, sono un po' lesa. E niente, in pratica, calcolate, mi hanno fatto tipo tutti i complimenti, quindi sappilo Natasha che sei stata tipo apprezzata da tutti, Meno male. sia su Instagram che sotto i video, quindi, cioè, insomma. Positivo, sono Esatto. contenta. E comunque devo dire la verità che è pure facile da raggiungere, perché in metro ci si mettono manco mezz'ora, io ci ho messo l'altra volta e invece questa volta in macchina 20 minuti neanche, quindi
un po' da tutta Roma ci si può arrivare tranquillamente da te. Vi aspetto, ragazze, e tra poco vi faremo vedere il risultato. Esatto, quindi buon lavoro, perché in bocca al lupo, soprattutto con me che non mi ha zitto un attimo. Volendo, comunque, lei è pure molto delicata, quindi in teoria potreste addormentarvi. Se come me non riuscite a star zitta un attimo, a non sputare, non riuscirete a dormire, ve lo dico. Però lei è brava, è molto delicata, cioè ci stanno quelle... si addormentano tutte, diciamo, quindi... Sì, una volta io l'ho fatta, quella tra un po' mi asportava le ciglia con la palpebra, infatti volevo morire, c'avevo paura che lei facesse la stessa cosa, invece lei è tipo un vellutino che ti accarezza. Quindi niente, ora iniziamo, se no gli faccio fare come l'altra volta che mi invita a cena, in poche parole, quindi io eviterei questa situazione. A dopo. Ciao ciao. Allora ragazzi, ho appena finito, cioè in realtà lei ha appena finito, cioè guardate quanto sono amabili. In tutto ciò mi sono anche data una acconciata, perché mo devo andare a fare aperitivo. Però le amo, calcola, io starò qui, sappilo. Effetto proprio eyeliner, tra l'altro sono venute proprio ancora più belle stavolta. Sì, mo la nuova frontiera è portarmi via l'estetista, infatti. Le ride, non ho capito che sto seria, ma vabbè. Comunque in tutto ciò è stata bravissima. Mo saranno la mia nuova droga, come sempre ti ripeto sta cosa perché è la verità. Beh, sei stata talmente bene. Oh, sei l'unica che me ne fa che mi piacciono, se no dopo me ho gli occhi tipo così, chiusi. No, tipo sì, Katia. Katia di Tempestionale. Fotonica. Fotonica, così. Vabbè, niente, raga, mo la lascio e l'ho tipo sequestrata, poraccia. Mi dovrei subire altre volte, quindi per cui stavolta ti lascio così. Sono sempre super felice, però. Beh, adoro, sì. Quindi sarà felice anche di ricevere voi in tutto questo. Sì, certo, certo, vi aspetto a tutte. Allora ragazzi, siamo appena arrivati a fare aperitivo, ma vi faccio vedere il tagliere. In tutto ciò c'è Simo che domani mi abbandona, io sarò tipo nerissima. Non pensi che tanto torno fanno... a settembre. Certo, io dovrei aspettare settembre, eh? Guardate comunque la nuova frontiera del cibo. E poi ovviamente tutti a bere, perché che fai, non bevi? Buon mercoledì ragazzi, allora oggi è il mio ultimo giorno di lavoro e non potete capire la gioia nel mio volto, perché non ne potevo più, perché a Roma si muore di caldo, cioè sto morendo. Comunque in tutto ciò è ora di pranzo, ora vi faccio vedere cosa non ho cucinato, però è ispirante, quindi cioè ve lo faccio vedere perché merita. Allora, se sentite in sottofondo tipo rumoracci, è Kira che mangia da pazza le gallette, che neanche so se le può mangiare, però vabbè. Comunque, pasta con integrale con tonno, pomodorini e olive. Però il tonno è la nuova frontiera, che è quello fresco, quindi c'è cioè, proprio da goduria. E mo vi farò sapere, cioè mo vi farò sapere, no, ovviamente lo mangerò e sicuramente sarà buono. Dopo in teoria devo fare dei giri, ma una persona ha deciso che quei giri non andranno più fatti, quindi oggi dovrò cambiare i miei piani e sarò nera. Però stasera, se riesco, preparerò il sushi e filmerò tutto il What I Eat in a Day, così almeno siete tutte più contente, visto che me lo chiedete da 30 anni. E oggi giuro che edito i video, perché me lo state di tipo in 3000, quindi ce n'ho 3 di vlog, cioè neanche uno, 3. Quindi insomma, uno lo devo fare. Vabbè, niente, buon pranzo. Raga, dopo il pranzo, in pratica ci rivediamo la sera, però almeno ho fatto qualcosa, ho editato un video. Adesso mi sto mettendo all'opera con Guapigno a fare... Cioè, si vedono solo i citroni, il sushi per farvi il What I Eat in a Day. C'è anche questo che prima l'ho definito papaya, in realtà è un avocado, però vabbè, lo sapete che sono lesa. E in tutto ciò volevamo prendere anche il sesamo, quello là, sia bianco che nero. Invece abbiamo trovato solo bianco, quindi ne tosteremo un po' e vedremo se prende anche la forma nera. Comunque ho visto che il Natura si lo vende, quindi prima o poi, se il sushi mi riesce bene, ci riesce bene, perché tanto io come sempre faccio finta di fare le cose, e ne compreremo altro. Ecco, questo qui faremo il sushi kit che abbiamo comprato all'Esselunga. Dico abbiamo perché in realtà c'è anche un'altra persona, come avrete ben potuto immaginare. Però per ora è meglio tenere all'oscuro la situation, ma non per altro, cioè, ma non per qualcosa, ma semplicemente perché già sono stata criticata, insomma non me va di avere altre rotture de balls. Niente, va bene, mi metto all'opera e tanto vi registro il What I Eat in a Day, quindi qua vi faccio vedere direttamente il risultato finale. Allora ragazzi, sto facendo il What I Eat in a Day, raga, sta procedendo tutto bene, anche se sono un po' bruttini a vederli così da tagliati, sicuramente saranno più carini. Ma ci è venuta la brillante idea di fare tipo uramaki al contrario, quindi stiamo provando a vedere se viene. Se viene alla svolta della serata, dato che non c'erano neanche le istruzioni. Cosa fa? Lei mangia?
E niente, alla fine scelto, è riuscito anche a fare questo. Poi adoro che l'ha riempito con il sesamo, è la nuova frontiera. Ora non vedo l'ora che si raffredda per tagliarlo e soprattutto papparlo. Buongiorno ragazze, buon giovedì. Ieri sera alla fine dopo il sushi ho fatto 3000 cose ma non ne ho riprese neanche una. In pratica sono andata a Trastevere che volevo assolutamente prendere la mia grattachecca preferita, che è praticamente caffè e panna, è tipo l'amore. E poi vabbè, ho fatto tipo un giro sotto tutta la Tevere Expo, insomma, che ci sono quelle banche, insomma, quelle cose così. E poi sono andata a prendermi un rum top al miele. Poi il ragazzo è stato gentilissimo che ci ha offerto tipo dei shot, però il rum col caramello, che tra l'altro era più buono. Infatti la prossima volta chiederò il rum al caramello. Comunque poi la cosa figa è che mi sono pure fatta leggere le carte, che è stata un'esperienza tipo così, perché alcune cose le azzeccate, altre non c'entravano tipo niente. Infatti mo devo andare a cercare su internet uno bravo o una brava che le sappia leggere sul serio, perché quello, cioè, si era fatto tipo un'idea di noi due e quindi andava tipo diretto sulla sua idea. Alcune cose erano verissime, infatti ci ha stupito, soprattutto all'inizio ha detto cose tutte giuste, quindi io, oh, vedi, eh? Invece poi dopo niente. Vabbè, comunque oggi è giovedì e devo passare in ufficio dopo, che palle, avevo detto che era finita la vacanza, ecco il ca. E niente, adesso stiamo facendo i pancake, cioè stiamo facendo, sapete che io riprendo e basta, cioè ora vi faccio vedere, sono tipo top quelli americani, calcolate, mai visti così, manco i bar. Cioè adoro, sono tipo manco Giotto ha fatto un cerchio così perfetto, complimenti chef. Raga, adoro, stanno venendo benissimo, ma la cosa figa ora vi faccio vedere. Cioè, guardate, questo mi toccherà papparlo subito, ma ovviamente faccio anche il caffè perché necessito berlo. Adoro, ora mi toccherà sposarmi, raga, voi non lo sapete, però lui neanche ora lo sa. Allora, dopo aver fatto colazione, sono andata a fare dei giri alla posta, insomma, sono riuscita anche a mettervi il vlog finalmente dopo 10 anni. E niente, adesso sto qui a farmi le unghie. Come vedete sono da rifare, però questa volta ho deciso di non andare. Adesso siamo da un'altra ragazza perché col fatto che devo partire, insomma, io guardo intorno, devo farle prima della partenza, o comunque anche se non partirò so da rifarmi, si sono alzate tutte, quindi insomma vedremo oggi cosa combinerà questa ragazza. In tutto ciò sono arrivata, sto cercando il citofono, vabbè, comunque ci vediamo dopo, durante, forse, vedremo, che non so se lei è disposta a farsi filmare, non lo so, I don't know. Cioè raga, le ho appena finite, guardate quanto sono belle, adoro, cioè la nuova frontiera, poi sono molto estive ma trash allo stesso modo, come piacciono a me. In tutto ciò non ho neanche pranzato, quindi la nuova frontiera sarà adesso andare a fare aperitivo con le mie nuove unghiette. Poi con sta faccia, cioè veramente mi dovrebbero tipo ritirare, vabbè, mo metto la cinta che insomma sta partendo. Questo è il mio pranzo light, vedete? Ecco il mio what I eat in a day obeso. Queste le adoro, sono i falafel. Raga, buon venerdì da Lesa. Come sempre le mie serate non vengono mai riprese. Comunque oggi sto a Rizzo. La nuova frontiera sta proprio light, dietetica, vegana, insomma vegetariana. Ora vi faccio vedere il mio piattino proprio piccolo, proprio piccolo, attenzione. Guardate, cioè, tipo è più grosso di me e ce ne vuole. Poi vabbè, il vino, che io non bevo il vino rosso, non so per quale motivo lui abbia preso il vino rosso. E lui si è preso, certo, la carbonara, vero? È facile così mangiare il piatto migliore romano, Buongiorno e buon sabato. Mi sono svegliata da poco, voi direte e se vede. E niente, vabbè, mi fermo un secondo così riesco a parlare. Praticamente venerdì, giovedì alla fine non ho più vloggato perché sono andata a cena da mia zia, insomma non mi pareva il caso. Dopodiché, insomma, invece ieri siamo stati ad Ariccio. E dopo ad Ariccio siamo tornati a casa, insomma abbiamo fatto un po' di spesa al volo e poi la sera siamo usciti appunto con tutti i miei amici di Baciata e siamo andati a un pub, insomma hanno conosciuto lui e niente, poi siamo stati là con loro e io ovviamente non ho vloggato perché non mi pareva il caso. E niente, oggi è sabato, a Roma fa caldo, un caldo atroce, e io sto andando a fare colazione, o meglio sto andando a prendere i cornetti per fare colazione. Non mi sono manco tipo preparata perché sono ancora rincoglionita, però insomma volevo andare a prendere questi cornetti, solo che
essendo insomma agosto, mi sa che molti bar del mio quartiere sono chiusi, quindi ora mi dovrò fare un po' di giretti, però mi devo sbrigare perché devo stare a casa entro le 10 perché c'è la sveglia e io voglio fare una sorpresa, per cui comunque sto provando una crema di Clinique che non va molto d'accordo con la mia pelle, perché la sera è tipo gel, questa crema si assorbe benissimo, insomma si asciuga tutto quanto, di giorno sembra tipo che la mia pelle la fa trasudare, che non penetra, e quindi boh, non lo so, faccio tutti tipo macchietta in faccia, e per quello, non perché sono zozza, ci tengo a specificarlo. Vabbè, niente, detto questo, io poi mi sbaglio sempre a guardarmi, guarda a me invece dovrei guardare la videocamera. Detto questo, niente, il primo bar è chiuso, quindi vado al secondo, poi andrò al terzo sperando che almeno uno su tre è aperto, se no mi metto a piangere. A dopo. Allora ragazzi, sono arrivata con Larry qui a Castel Romano, però ancora non ci hanno portato a fare shopping e sono arrabbiatissima, proprio nera. E in tutto ciò... Non hanno portato, solo che non è scattato l'amore con qualcosa. Dobbiamo andare su pezzi grossi, tipo Michael Kors. Esatto, infatti io non vedo l'ora di andare a Michael Kors. Poi lui è un... personaggio che è antipaticissimo e quindi non dovete più, tipo se lo vedete per strada così dovete fare questo, guarda. Guardate la sua faccia, la gelola di Dio. Sei contento di essere mio amico? La gioia fatta persona. Vabbè, niente, comunque siamo in un posto che ci ha portato Letizia fondamentalmente. Ah, pensavo che stavi a chiedere chi era Letizia, perché ti sei tipo girata. Quindi qualsiasi responsabilità, sia che positiva che negativa, è colpa tua, sappi la sta cosa. Però una cosa positiva, perché io porto a mangiare nei posti buoni. Vero, King? Ammettilo. Cioè, lui c'ha proprio la faccia tipo da stronzo, comunque. Io non so come hanno fatto, cioè, a prenderselo la sua ex, la sua futura ragazza. Ex, appunto. Ex apposta, manca a farla apposta. Poi adoro che si è insultata solo. Vabbè, niente, nella moto poi vi faccio vedere cosa abbiamo cosa ci prendiamo da mangiare e ci vediamo dopo. Allora, sono appena tornata dall'outlet di Castel Romano e queste sono le cosine che ho comprato. Comunque tanto vi registrerò il video haul. La cosa più figa è il portafoglio di Michael Kors, per cui ci sono delle cose di intimissimi. Vabbè, sono un po' orribilissima, però vabbè, sti cavoli, mi riprendo lo stesso perché volevo farvi vedere che anche stasera ho deciso di ordinarmi da mangiare a casa. Ormai tipo Glow è la mia rovina. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso, e lì ci sono anche i piatti da lavare. In tutto ciò ho ordinato sempre quelle cose tipo poke bowl, non so come si chiamano, prendo pure l'acqua nel frattempo che parlo, e però questa volta anziché prendere quelle già fatte ho deciso di farmela da sola, quindi non so come sarà, cosa aspettarmi, cioè in realtà cosa aspettarmi sì, perché gli ingredienti li ho scelti io, però insomma non l'ho vista ancora, ora ve la faccio vedere. Allora, questa c'è tipo salsa yogurt, salsa teriyaki mi pare, poi pollo, vabbè, zucchine insomma con melanzane, carote, e sotto c'è tutto il riso, salsa di soia. Invece questa c'ha, praticamente è simile perché è sempre pollo, zucchine, carote, insomma cipolla così, stufate, e però a differenza c'ha il cavolo rosso. E c'ha più salsa di teriyaki e meno yogurt, mi pare, insomma. Vabbè, comunque ispirano, raga. Io mi devo imparare a farle, sarà una nuova frontiera. E poi, come sempre, non può mancare il mio zucchero a parte, che ormai sono drogata. Buona domenica, ragazzi. Allora, io sto in piscina, come potete ben vedere da dietro. E in tutto questo sto morendo di caldo e ho voglia di gelato. Infatti, tra un po' me lo andrò a mangiare. Se vedete, accanto a me c'è un cadavere sparato. Però prima o poi ve lo farò vedere questo cadavere, spero più prima che poi. In tutto ciò si sta benissimo, penso che se stavo a Roma tipo nel letto sarei morta di caldo. Invece fare soft in piscina è la nuova frontiera. L'unica mia problematica è che si deve mettere la cuffia e io odio proprio totalmente avere la cuffia, cioè è proprio la cosa che mi distrugge psicologicamente, perché io adoro più la piscina del mare,
perché cioè, mi piace un botto di più, a parte perché non affogo, poi perché non ci sono le onde, io essendo che non riesco a stare in piedi con le onde, la piscina almeno è piatta e poi si riscalda subito, invece il mare è freddo, gelato, io odio queste sensazioni brutte. E niente, però in questa piscina si deve avere la cuffia, quindi io sono abbastanza neretta. In toto ciò, ieri non ho più vloggato perché poi sono andata la sera al Palacavicchia a ballare salsa e baciata con tutto il gruppo, come sempre, di Baciata Sensual. E poi niente, era troppo tardi, quindi insomma non ho vloggato. Poi quando sto con gli altri è molto difficile che vloggo. Però sostanzialmente stasera, che c'è la festa di una di loro, Francesca, che fa 28 anni, e però noi gli diciamo benvenuta finalmente maggiorenne, perché ha detto che lei non se li sente, vabbè, è un po' tipo me. Niente, vabbè, andremo alla sua festa. So già che gli hanno regalato delle cose zoppe di Sephora. Comunque se ve la farò vedere, anche perché insomma vorrei fargli gli auguri, almeno mi rimane anche nel vlog questa cosa. Detto questo, abbiamo, vi saluto, non so neanche se si è sentito qualcosa perché tira vento, non so soprattutto se si vede visto col telefono scarico, perché ieri sera sono andata a dormire e neanche l'ho messo sotto carica, e io che mi dimentico questa cosa è proprio tipo da fucilata in testa. Niente, vabbè, a parte l'uomo delle nevi spiazzato qua accanto vi saluto. Cioè, si vede solo il tuo corpo in tutto questo e sono nera, non pensate cose strane che se no mi toccherà pulizzarvi. Niente, alla fine ci stanno a cacciare e sono nerissima. Comunque guardate quanto è top la piscina, con la maglietta del pazzo che non ce la fa a capire che sto facendo una ripresa, ma vabbè. Allora, quando vieni alle feste di compleanno e la serata si trasforma in top, perché se loro non faranno neanche un gol passeranno sotto al biliardino, io sarò rallegrata. Vi prego, Marius, ti prego, impegnati, È la nuova frontiera. L'ultima palla e poi passate sotto, Dai, ragazzi, mo c'è attenzione. Dai, Ore. È sporco, Adorerò, vi prego. Loro sono contenti. Cioè, sono nera, hanno fatto il gollettino. Non sono passati sotto, quindi non sono rallegrata. Niente, raga, io sono lesa dopo la festa, tipo sono tornata a casa, poi sono crollata nel letto, quindi niente, la mia settimana in realtà la concludo di lunedì, cioè la concludo adesso e poi tra poco inizierò a vloggare. E niente, spero che comunque questo video vi abbia tenuto compagnia, anche se diciamo non sono stata molto presente durante tutta la giornata, ma come avete capito insomma non sono da sola e quindi diciamo mi vergogno un po', e che poi vorrei passare anche altro tempo con la persona con la quale sto accanto, quindi niente, vabbè, mi sono capita sola. Un bacio e ci vediamo al prossimo vlog.